Ciao ragazzi, io e Claudio oggi andiamo. Dove stiamo andando, Claudio? Stiamo andando nella Bassa Baviera. A fare cosa? A visitare il Castello delle Fiabe. Castello delle Fiabe? Esatto, dove Walt Disney si è ispirato per il cartone animato di Biancaneve e i Sette Nani, La Bella Addormentata del Bosco, Cenerentola, eccetera. Perfetto! Vediamo questo castello come sarà, ragazzi. Una buona giornata! In questo momento siamo già entrati in Austria. Guardate che meraviglia, guardate! Eccoci qua, adesso inizierà la pista dal castello. Per arrivare al castello, seguitemi ragazzi che porto solo ai bei posti. Eccoci qua, come vediamo siamo già sul ponte e da qua vediamo una vista meravigliosa. C'è un po' di vento, quindi non ce la farete a sentirmi bene. Eccomi qua ragazzi, mi trovo sulla cima di una montagna dove si vede questa vista magnifica di questo castello delle favole in Baviera, nella Germania del sud. Il castello si chiama Neuschwanstein, è una cosa meravigliosa. Fu commissionato dal re Ludovico II di Baviera per i suoi ritiri personali e poi stato omaggiato al genio del grande musicista Richard Wagner. Il castello trae il suo nome da Il Cavaliere dal Cigno, l'opera musicale di Richard Wagner, ed è considerato un monumento dedicato a lui. Anche dopo tutto questo, tuttavia, Richard Wagner non visitò mai il castello di Neuschwanstein. Tutte le sale dentro nel castello, ragazzi, sono decorate per ricordare il Wagner, ad eccezione della sala del trono, senza del trono, poiché Ludovico di Baviera morì prima che il trono venisse completato. Il castello che vedete dietro di me, ragazzi, è uno dei castelli più visitati di Europa. Il castello ha ispirato le fiabe della Walt Disney, che lo prese come modello per alcuni tra i suoi più celebri film, tra cui Biancaneve e Sette Nani, Cenerentola, La Bella Addormentata nel Bosco. La posizione di questo castello è stupenda, meravigliosa e incantevole, ai piedi di una montagna e poco distante da un bellissimo lago. La costruzione iniziò sotto il regno di Ludovico II di Baviera, conosciuto anche come il Re Matto. Il re Ludovico era il re bavarese, amante della bella vita, come me. Nonostante tutto, lui ha vissuto in castello pochissimo. Il re Ludovico viene dichiarato pazzo dal Consiglio di Stato senza nemmeno una visita medica. Fu imprigionato e da lì a breve annegò. A soli 41 anni,
in circostanze mai del tutto chiarite. Poiché settimane dopo la morte del re, il castello aprì le sue porte ai visitatori e tuttora uno dei luoghi più visitati della Germania in ogni stagione dell'anno. Dopo questa avventura è ora di salutarci, quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura! La posizione di questo castello, ragazzi!